Cambio della guardia alla presidenza del Rotary Club di Capodorlando. Si è svolta sabato 1 luglio la cerimonia del passaggio della campana. Terminato l'anno rotariano 2022-2023, il presidente Santino Trovato ha passato il testimone al nuovo presidente, la professoressa Rosetta Vitanza, che guiderà il club fino al 30 giugno 2024. Questa è l'affermazione di un club, della festa del club, dei successi del club, dei successi di tutti i soci e soprattutto della comunità nella quale il club sta lavorando e ha lavorato alacremente e indefessamente durante questo anno e nell'anno che lo ha preceduto. È stato un anno intenso, denso, che deve rendere orgogliosa la realtà di Capodorlando per la presenza di un grande club Rotary, sa fare service, sa fare tutto quello che caratterizza un club Rotary. Questa cosa mi riempie veramente di grande orgoglio per diversi motivi. Prima di tutto perché il Rotary è, potremmo dire, quasi la prima associazione umanitaria del mondo. È prestigioso come club, ma soprattutto è importante assolvere il servizio verso cui siamo chiamati con grande senso di responsabilità e con chiarezza ed energia. Ci sono delle belle iniziative che risolveranno, speriamo, i problemi anche di tante persone, perché molte delle mie iniziative sono finalizzate al sostentamento della Rotary Foundation, che per noi è il punto di arrivo, diciamo, di tutte le attività.